Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con la speciale calciomercato alle 21 un minuto in diretta rigorosamente su Rete 8 Sport. Parleremo di Serie B, C, Serie D ma anche di eccellenza e allora presentiamo subito il direttore generale della Chieti, Cristian Poglio. Buonasera Cristian, ben ritrovato dopo qualche stagione. Grazie, buonasera a voi. Eri quasi un abitué dei nostri salotti. Come va in questa nuova veste? È stimolante, ce la siamo cercati, certo. Perché è partita da noi l'inizio dell'FC Chieti 1922 ex Torre Alex, sì. E quindi dopo la ottima parentesi del primo anno con Trevisan in promozione, l'anno scorso purtroppo è andata come è andata e quest'anno abbiamo deciso di confermare il nostro impegno aumentandolo in maniera notevole. Direi che le premesse sono più che incoraggianti, perché insomma mi mantengo basso perché siamo ancora in estate, però avete fatto un organico, avete allestito un organico di spessore, di primo piano, avete praticamente consegnato una fuoriserie a Umberto Marino, ma ci arriveremo. Buonasera a Paolo D'Ercole, direttore sportivo della Francavilla. Buonasera. Giovanissimo, beato lui, prima buonasera, esperienza buonasera. Al Francavilla da direttore sportivo, ma è al Francavilla da praticamente sì, questa è la seconda stagione, perché lo scorso anno eri segretario, ma già avevi ricoperto il ruolo di direttore sportivo con ottimi risultati nella Renato Curi Angolana, sì. Dove hai conosciuto Paolo Rachini. Sì, sì, ho avuto la fortuna di conoscere il mister, o lui ha avuto la fortuna di conoscere me, non lo so. È vice adesso è venuto a Francavilla, quindi lui ha avuto la fortuna di conoscere me. Tra l'altro 8 anni nel Pescara, una sì, grande esperienza. Bellissima, fantastica. Peccato sia finita presto. Beh, però insomma è un'esperienza che ti porti dietro, sicuramente sì, anche dentro. Dalla prima squadra, settore giovanile, io ero segretario sportivo, ho avuto la fortuna di conoscere tante cose di questo mondo di cui sono amante. Faccia pulita, non perché Cristian Poglio non abbia la faccia pulita, oppure Paolo Toro. Paolo Toro, buonasera Paolo, collega del quotidiano Il Centro, ma giovanissimo, dicevamo, quanti anni ha? No? Perché se uno sente la tua storia, 8 anni nel Pescara, 37 anni. Quindi hai cominciato giovanissimo, ti piace proprio questa attività? Assolutamente 24 sì. Ore su no, 24 parli. Se non ami questo non lo puoi fare calcio, se non ami il calcio non lo puoi fare. È una giungla però, eh? Sì. Questo lo diciamo. Sì, fin troppo. Vabbè, Cristian è prestato, se vogliamo dire, se vogliamo, no, al calcio, perché lui ha la sua professione, però ti sei già reso conto, no? Che è un ambientino niente male, insomma. Sì, sì, sicuramente il pelo sullo stomaco lo devi avere, certo. Anche perché quello che dici oggi non è vero ieri. È chiaro. E quindi domani. Quindi mi sono reso conto che devi saper parlare ed evitare di parlare. Certo. No. È un'arte, si è un'arte. Assolutamente, assolutamente. Buonasera, abbiamo già presentato Paolo Toro, nostro compagno di ventura in queste trasmissioni estive. Intanto diciamo subito Paolo che è ufficiale l'orario di Coppa Italia, il debutto della Pescara domenica prossima, Pescara-Pordenone. Il Pordenone ha espugnato ieri lo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, sponda al BLF 1-0 al 91esimo, c'è stato il gol appunto della squadra che quest'anno è stata affidata ad Attilio Tesser, la rete di Bombaggi. Si giocherà domenica 5 agosto all'Adriatico Giovanni Cornacchia con inizio alle 20:30. Cominciamo dal Pescara perché sabato c'è stato questo triangolare, insomma le indicazioni non è che ce ne siano state più di tanto, anche perché sono partite che devono essere considerate per quello che sono, cioè si giocano in piena preparazione e quindi giudizi non devono essere affrettati, assolutamente. Però è una buona squadra, questo l'abbiamo detto. Sì, sicuramente non è il caso di esprimere ancora dei giudizi, perché chiaramente la squadra risente ancora di una preparazione molto intensa, a quanto mi dicono, e quindi voglio dire, ha il valore che ha. Chiaramente la squadra andrà valutata quando avrà di fronte un avversario di categoria e soprattutto quando ci sarà anche una
qualche posta in palio. Queste sono gare, diciamo, di, da un lato di intrattenimento, se così si può dire, di verifica. Io quello che comunque continua ad essere positivo è il fatto dell'insieme, che è una squadra che probabilmente ha già un suo, come devo dire, un suo gioco collettivo abbastanza incoraggiante. Ha già delle soluzioni alternative già pronte secondo le formazioni che Pillon ha messo in campo. Ci sono sicuramente dei presupposti confortanti, c'è una, direi, anche stiamo rivedendo il lampo, il gioiello di Monachello. Un solo gol in tre mini partite di 45 minuti. Questo fa capire, insomma, questo anche appunto, l'unica cosa, l'unico punto interrogativo, ma ripeto, per quello che possa valere oggi, è che la squadra dovrebbe essere molto più determinata in area di rigore, perché con tutto il possesso che fa e quello che riesce a costruire, poi non riesce, diciamo, a capitalizzare a dovere il gioco che fa. Ecco, questo è forse l'unico, diciamo, forse è il punto più dolente, ma lì ci sarà anche da io penso che al riguardo possa essere determinante, per esempio, il rientro di Capone, se ci sarà, che forse sarà l'ultimo rinforzo di questa rosa, perché la rosa ci hanno fatto tutti capire che probabilmente sarà questa. E tra poco ascolteremo Sebastiani. non si venda qualcuno, e rimangono sempre le solite cose, i soliti punti interrogativi di Zampano e Brugman, qualora dovesse venire fuori qualcosa. Tu non hai notizie al riguardo? Non ho notizie al riguardo, non credo che al momento siano. Che amico è Brugman se non ti dà notizie? Brugman è tranquillo ed è un eccellente professionista, si allena. È chiaro che lì qualunque cosa dovesse accadere bisognerà conciliare sia le esigenze, le legittime ambizioni sue, ma soprattutto quello che chiede la società per cedere un giocatore. Quindi non potrà mai, ovviamente, non potrebbe mai andare in un'altra squadra di Serie B, quindi dovrebbe finire o all'estero o in una squadra di Serie A, come in molti si auspicano. Finora pare che di richieste esplicite non ce ne siano state tante, però sai, magari più passa il tempo più crescono le possibilità che resti, stessa cosa dicasi. A meno che non ci sia qualcuno che stia qualcuno dei potenziali acquirenti che stia cercando di tenere un atteggiamento tale da poi trattare fino all'ultimo sul prezzo, ma sembra che la società, chiaramente, considerando il valore del giocatore, non voglia assolutamente scendere al di sotto di certe cifre che, come sappiamo, sono quelle che si dovrebbero essere quelle, 5 milioni, la richiesta del presidente Sebastiani. Io vorrei coinvolgere anche Cristian Foglio e Paolo D'Ercole, perché è chiaro che Brugman è il giocatore chiave di questa squadra, bisognerebbe fare di tutto per trattenerlo, ma credo che non ci siano dubbi a questo punto. Siamo al 30 luglio, insomma, Sebastiani è stato chiaro, entro il 4-5 agosto, altrimenti non se ne fa nulla. Sicuramente bisogna capire che stimoli ha lui, perché ovviamente un giocatore, fino a che non cambia casacca, non può che dire che ha stimoli importanti, che si sente il capitano del Pescara. Però già quando ci fu la parentesi di Palermo, Brugman all'inizio ebbe delle buone apparizioni, poi fu messo un po' da parte e Brugman poi si ritrovò, nonostante ci fosse stato, mi sembra, 2,5 milioni, era stato l'accordo con Zamparini, per poi un riscatto che non è stato esercitato, se non mi sbaglio. E Brugman penso che in Serie B possa essere forse uno dei centrocampisti più forti. Assolutamente, per questa Serie B non c'è dubbio alcuno. Paolo, assolutamente, che dici? Qual è la tua? Sono d'accordissimo con il collega. Vabbè, Gas per me è un tuttocampista, può fare qualsiasi cosa, mezzala, play. Giocatore di qualità, insomma, in questa Serie B davvero si staglia, no? In Serie B secondo me è un lusso. Meriterebbe la Serie A secondo te? Ma una Serie A media. Sì. Non, secondo, con tutto rispetto ai ragazzi, gli voglio un bene dell'anima, sono uno dei primi acquisti quell'anno che andammo in Serie A, quindi con lui ho un ottimo rapporto. 2012? Sì. Però secondo me è un giocatore che in Serie A ci può stare tranquillamente. Quando stroppa, io ricordo una delle prime amichevoli, non so se anche in Coppa Italia, mi pare più in amichevole, lo schierava esterno del 4-3-3. Sì.
anche perché lui nasce trequartista, voglio dire, tra trequartista esterno non è che ci sia poi tutta questa differenza, però in realtà il suo vero ruolo è quello di centrocampista centrale, così come lo ha, secondo me, utilizzato molto bene Marino nel suo anno di Pescara, nel 3-4-3, uno dei due centrali di metà campo. Può giocare sia a due che a tre, secondo me. Esatto, fare entrambe. Poi dopo l'esplosione di Verratti adesso il trequartista deve essere al massimo 1,75, veloce, infatti, rapido, però non tutti penso lo possano fare, lui lo può fare, però lui può giocare sia a tre, mezzala, mezzala sinistra, mezzala destra, play, può fare tutto. Oh, tra l'altro, c'è da dire, non ci sono novità sul mercato della Pescara, queste sono immagini relative appunto a Brugman di cui stiamo parlando, più passa il tempo più crescono, lo ripetiamo, lo ribadiamo, le possibilità che il centrocampista uruguaiano resti alla corte di Beppe Pillon, stessa cosa dicasi per Zampano, non ci sono novità di mercato, si era parlato di Swagger e dello stesso Scamacca che è stato protagonista degli europei Under 19, tra l'altro un'Italia davvero straordinaria sotto tutti i profili. Ieri io ho visto la partita col Portogallo, non so se l'avete vista anche voi, una partita bellissima, vincente, entusiasmante, con l'Italia sotto di due gol, è riuscita a recuperare la squadra di Nicolato, sono entrati in corso d'opera Capone e Ken che ha fatto insomma un partitone, è stata davvero una grande prestazione quella del gioiellino scuola Juventus, tra l'altro Capone è entrato molto bene in partita e Scamacca ha segnato uno dei tre gol dell'Italia. Su Scamacca non ci sono novità perché è un giocatore di proprietà del Sassuolo, però il presidente è stato chiaro, tra poco lo ascolteremo, deve uscire almeno una delle punte centrali, in questo momento in organico sono tre le punte centrali, Monachello, Cocco e Bonino. Bonino è un giovane del 96 di proprietà del Pescara, Cocco è un 86, un solo anno di contratto, dunque 30 giugno 2019 scadrà il suo rapporto col Pescara, e poi Monachello che è stato praticamente ingaggiato da qualche settimana in prestito dall'Atalanta. Bisognerà capire se Cocco andrà a Vicenza, come si dice in questo caso potrebbe partire l'assalto a Scamacca, sul quale però c'è anche lo Spezia che cercherà di assicurarsi le prestazioni di questo gigante di area di rigore, ma che è un giocatore che svaria su tutto il fronte offensivo, qualcuno lo ha anche paragonato a Ibrahimovic per le sue movenze, certo insomma è chiaro che è un paragone ardito, però è davvero un gran bel giocatore, 1,96, stazza notevole, gran colpo di testa come abbiamo visto ieri nella finale col Portogallo. Per quanto riguarda Swagger invece è un over, classe 1992, non ha bisogno di presentazioni, lo scorso anno prima ad Avellino poi a Cesena, sì in carriera tre infortuni seri al ginocchio ma si è completamente ristabilito, è di proprietà dell'Atalanta, anche in questo caso dovrà uscire un difensore centrale per ovvi motivi per far sì che entri un altro giocatore, in questo caso Swagger che piace moltissimo a Pillon, Swagger che lo scorso anno insieme con Scognamiglio formava la coppia di titolari nel Cesena. Allora ascoltiamo Sebastiani sull'argomento mercato. Si dice che sia quasi fatta per Swagger, ci sono aggiornamenti? No, non ci sono aggiornamenti anche perché al momento se non esce qualcuno è inutile portare dentro altri giocatori e poi intaserebbero solo la rosa e basta, siamo in 24 in questo momento e il mister è contento, se esce qualcuno entra qualcuno e quindi il mercato del Pescara diciamo che con l'arrivo speriamo il prima possibile dei due dell'Atalanta è praticamente fatto. Stessa cosa dicasi per Scamacca, no? Stesso ragionamento. Ma è un giocatore giovane, importante, la società di proprietà che ha la proprietà non ti lascia, non ti fa venire un giocatore se sa che davanti ha Cocco, Monachello e Bonino, perché è evidente che chi ti dà i giovani vuole perlomeno che se ne venga a giocare, e poi magari Scamacca è il più forte di tutti e giocherebbe tutte le partite, però noi ne siamo ancora tre là davanti con Mancuso che all'occorrenza può fare anche l'attaccante centrale. Quindi io penso che in quel reparto se non c'è l'uscita di qualcuno non arriva nessuno. Tra l'altro abbiamo visto un Cocco fortemente motivato anche perché vuole recuperare il terreno perduto, non solo per colpa sua diciamo, perché comunque ha avuto un infortunio piuttosto grave al ginocchio due stagioni fa, e poi ho visto un ottimo Bonino per esempio nell'ultima partita col Teramo, no? Il secondo tempo.
mi sbaglierò, ma Bonino per me è un giocatore molto forte. È chiaro che è un giovane, ha bisogno di fiducia anche lui, però come dicevi tu, Cocco sta facendo molto bene, Monachello è appena arrivato ma è uno che vede la porta come pochi, e Bonino si ritaglierà il suo spazio anche lui, e secondo me là davanti miglioreremo molto da qui all'inizio del campionato. Così dunque il presidente Sebastiani, in attesa del rientro di Capone, protagonista degli europei Under 19 con la maglia della nazionale allenata da un ottimo, devo dire, Paolo Nicolato, e anche Melegoni, in attesa dell'arrivo di Melegoni, altro gioiello della cantera dell'Atalanta, classe 1999, se non vado errato è una mezzala, tra l'altro capitano del nazionale Under 19, tu lo conosci bene, insomma, sì, l'hai visto all'opera. Sì, diverse volte giocare, secondo me è forte, però... All'Atalanta ce ne sono diversi, infatti, dove peschi è difficile pescare male. L'Atalanta sforna davvero, sì, talenti, ma lì lavorano bene, ma è un lavoro insomma che parte affonda, da sotto, esatto, parte proprio che dal il lavoro basso. Non parte da sopra, certo. Le case si fanno delle fondamenta, non si fanno base, mai dal tetto. E sono d'accordo con te, è quello che manca un po' in generale, anche se dobbiamo dire, allargando il discorso, Cristian, la nazionale Under 19 è arrivata in finale, ha sfiorato la vittoria di questi europei di un niente, anche l'Under 20 è andata bene lo scorso anno, l'Under 16 stessa cosa, insomma si sono piazzati tutti nei primi posti, insomma mi pare che il vivaio italiano... sforni in realtà dei talenti, poi però quando arrivano a 18, 19, 20 anni succede qualcosa. Secondo me non è una questione soltanto di talenti, di forti primavere o di giovanissimi allievi ben allenati, il problema è che ovviamente poi arrivi a un discorso aziendale e nei discorsi aziendali devono quadrare i conti, e quindi il giocatore, se realmente è un giocatore forte forte forte, è difficile che le società di Serie A li lancino. Parte sempre dalla Serie B, le seconde fasce partono dalla Serie C, è ovvio che un giocatore poi ci mette a salire. Certo. Giocatori che sono esplosi in Serie A l'anno scorso e l'anno prima, è difficile ricordarti diciottenni, diciannovenni. Lo stesso Antonucci, insomma, quando ha giocato con la Roma, ha dimostrato immediatamente, sia in Champions che durante il campionato, che aveva tutti i mezzi per poter rimanere. Poi dopo mille complimenti riparti dalla Serie B. Certo, cioè, sì. Secondo te manca il coraggio da parte degli allenatori? Sì, sì, assolutamente sì, e insieme al coraggio ovviamente poi gli allenatori seduti con i procuratori devono fare le squadre. I procuratori creano sempre i problemi, purtroppo ci sono anche procuratori bravi, ci sono dei procuratori anche sani, tra virgolette, no? Non perché siano matti, però voglio dire, i procuratori creano problemi spesso e volentieri nelle trattative, condizionano pesantemente le trattative, ma tornando appunto al coraggio che manca agli allenatori delle squadre di club, anche di Serie A, di lanciare i giovani, il problema è anche questo, soprattutto questo, secondo te Paolo? Secondo me non è soltanto un problema di coraggio di allenatori, sì. Secondo me è il problema di coraggio della società, dove della società proprio nel credere, perché se una società crede in determinati giocatori, sono le società che dovrebbero tra virgolette imporre ai propri allenatori un determinato tipo di discorso, perché se tu ci credi, vai in Inghilterra, ci sono ragazzi che esplodono a 16-17 anni, che giocano già in Premier League, voglio dire, no? Ma perché sono soprattutto atleti. Se vai in Inghilterra, io vidi una partita due anni fa del torneo Mariani Pavone, quello che fanno bellissimo, che fanno a Pineto, c'era l'Arsenal, cioè io operatore di mercato avrei chiuso gli occhi e qualsiasi di quei calciatori l'avrei presi uno a uno. Quindi allora torniamo alla formazione, che è diversa. Sì, ma è proprio la costruzione dell'atleta, la mentalizzazione del lavoro, che è completamente diverso. In Italia si guarda altro, i ragazzi pensano, ne so, appena hanno una piccola chiamata di una mezza squadra, di ne so, chi regala le scarpette, qual è la squadra più bella, anche a livello di settori giovanili dilettantistici, poi certo. Christian può confermare sicuramente, i ragazzini vanno a giocare dove c'è il campionato regionale dell'anno prima che ha fatto secondo, primo, terzo, certo. Non guardano chi lavora. Si guarda il risultato finale. Il risultato invece dovrebbe essere la conseguenza del lavoro settimanale e quotidiano. Purtroppo ma il risultato è quello che arriverà dopo che escono a fare calciatore. Adesso a 12, 13, 14 anni è soltanto tra virgolette un divertimento e una crescita. Certo. Poi quando entri con i grandi
tutto cambia. Bisogna cambiare mentalità, Cristian, insomma, in poche parole. Non è facile. Assolutamente perché poi... sì, ma poi te ne accorgi quando parli con i genitori dei giocatori. Il genitore dovrebbe aver dato l'esempio al figlio. Il genitore è il primo procuratore, però è un procuratore troppo accecato da un interesse privato e da un amore verso il figlio, quindi ti propone sempre fenomeni perché il proprio figlio è il fenomeno per eccellenza. E il problema è che, ad esempio, per quanto riguarda la questione nostra dell'eccellenza, gli under hanno assolutamente priorità le squadre di Serie D, sì. Poi arrivi tu, quindi quando arrivi devi essere stato bravo a trovare un giocatore ancora che, credendo che potesse essere sprecato per la D e non preso dalla C, poi si accontenti dell'eccellenza. E poi ti puoi chiamare Chieti, ti puoi chiamare Giulianova, fatichi, si perché fa fatica, è vero. 3 under 98, 99, 2000, certo. su 11 undicesimi, averne 3 significa che se li sbagli la partita, voglia che metti giocatori di prima fascia davanti a centrocampo dietro, 3 under sbagliati e la partita è un disastro. Così, quindi in Serie D in questo senso... Che ne sono poi, 4 ancora... Sì, un 98, 2,99, un 2000 dall'inizio, però come diceva Cristian si privilegia di più, allora il ragazzo privilegia di più. Secondo me è sbagliato il concetto. Allora, in Italia è come quando obbligarono di mettere un cinturino di sicurezza, fino a quando i carabinieri non ti fermavano, ti facevano una multa, nessuno se la metteva, hanno iniziato a fare le multe e le persone si sono messe il cinturino di sicurezza non per la sicurezza personale, ma per la multa. L'under, quello che dico io, non deve essere considerato un obbligo, certo, ma deve essere una meritocrazia, come era una volta. Certo. Il Paolo Rachini, torniamo al Paolo Rachini. Cioè, se sei bravo, meriti, giochi. A prescindere dall'età, devi anche giocare. Te ne farei giocare. Il problema è tutto lì. Io sto prendendo tutti i 2099, abbiamo forse un 98 rimarrà con noi, che è Mele, che ha fatto più di 30 presenze l'anno scorso, quindi... ha una certa esperienza. Perciò la domanda è questa: un 97 può essere già un over e quindi un ex praticamente per la Serie D e l'eccellenza? No, ma è assurda, quindi la norma. Purtroppo è un problema, però è un problema per il ragazzo 97 perché crea una difficoltà nella costruzione della squadra. Se uno è bravo, però è bravo, certo, non si deve guardare la carta d'identità. Il problema è che secondo me dovrebbe essere fatto stile Lega Pro, cioè dare la possibilità, a parte allungare il discorso di under non soltanto nelle 3 annualità 98, 99 e 2000, ma allargare, che ne so, 96, 97, 98, 99, 2000, e poi se tu li fai giocare avrai dei privilegi, non lo so, una valorizzazione, un minutaggio, un qualcosa, dico a livello perché di Lega è chiaro Pro. Che le società di Serie D, ma la stessa cosa per le società di eccellenza, qui abbiamo un rappresentante importante del Chieti. Il calcio c'è business, se io però ho 2000 ti forti, li faccio giocare, cioè, se tu fai la squadra in Serie D e già sai che 4 giocatori devono per forza scendere in campo, un 98, 299, un 2000, siamo quasi a metà squadra. Sì, metà squadra. Cioè sei condizionato. E sei condizionato a portare la posizione in campo, perché poi nella mentalità di tutti gli allenatori delle società sembra la stessa cosa, tiri terra, portiere, terzino destro, terzino sinistro, mezzala. Se hai la fortuna di avere un attaccante, un esterno, mai attaccante, certo. E si preferisce quello. Ma è una mentalità che deve cambiare, ma deve partire sempre dall'alto, perché noi italiani siamo sempre molto legati a quello che ci si obbliga di fare. Assolutamente, Cristian, prima della pubblicità, e anche Paolo, quindi in eccellenza ancora peggio, si fa ancora più fatica, come dicevi poc'anzi, sì, perché ma è chiaro che un 2000 preferisce giocare in Serie D che non in eccellenza. E non solo, e poi crea una grande quantità di illusi o di disillusi, perché il problema è che molti 98, 99, 2000 proiettati chissà quali prospettive future... La fabbrica di illusioni. Nel momento in cui poi non sei più 2000... non sei più 99, non sei più 98, se non sei veramente uno che se la cava la grande, poi ti ritrovi in prima categoria, certo. Perché poi effettivamente quando non hai l'obbligo e tu non rappresenti più l'annata che mi interessa, e le squadre che non ti hanno capito, certo, ma non è sempre così. Assolutamente. E allora, come giustamente si diceva in precedenza, fai in modo che non ci sia una regola così stringente al limite dei premi, in modo tale che io vado a cercarmi un 97-98, anche perché, piccola parentesi di molti che non sanno, il giocatore è mio fino ai 25 anni se lo tessero. Certo. Poi successivamente, anno per anno, mi si svincola. Quindi se un giocatore fosse forte realmente, il mio interesse
tenermi il cartellino e far sì che se mi sboccia in questi 4-5 certo. anni ci in qualche essere... modo patrimonializzi. Sì, se no, e purtroppo così non è. Paolo, tra l'altro, perché questo è un discorso che io faccio, affronto spesso e mi piace, anche perché se ci sono dei limiti nel calcio italiano sono legati proprio a queste regole, secondo me, che dovrebbero essere rivisitate in qualche modo. Per esempio il 95, classe 95, in Serie C è già vecchio, è già un over, assurdo, sì, ma a soli 23 anni. Io penso che adesso non conosco benissimo la questione, però dico concettualmente, cioè potrebbe anche decidere di smettere di giocare. Sono troppo condizionanti, entrano troppo in conflitto anche con le politiche della società. È chiaro che è evidente che la federazione vuole cercare comunque di creare degli spazi anche per i più giovani che altrimenti sarebbero occupati, eccetera, eccetera. Però più che forse con la rigidità, cioè imponendo di dover giocare, di andare in campo con uno di questa età, eccetera, eccetera, ma magari sarebbe più opportuno invece, per esempio, fissare un sistema premiante, cioè a dire tu società, se fai giocare per X minuti un elemento che è al di sotto del 97, per dire, eccetera, eccetera, ti daranno, come nel basket, questo mi sembra che venga riconosciuto. Cioè cercare dei sistemi, perché sennò dopo le società entrano pure in conflitto, devono stare attenti agli obiettivi che hanno. E li devono conciliare con delle regole che non li consente magari di mandare in campo la formazione che ritengono la più adeguata e la più opportuna per quello che vogliono fare, per quelli che sono gli obiettivi. Quindi bisognerebbe trovare forse o combinare le due cose, cercare di non andare proprio su una rigidità regolamentare che poi ti condiziona e poi in molti casi, come abbiamo sentito, magari danneggia pure i ragazzi che si sentono. Il problema è che nel calcio ci sono le menti alate, no? Quelli che ci guidano, cioè delle cose assurde, che poi vai, ti sposti magari anche di, non so, di 100 km e le cose sono diverse, cioè veramente assurdo quello che succede nel calcio italiano. Ripetiamo, un 95 per la Serie C è già vecchio. A prescindere, poi indipendentemente dal fatto se sia bravo o meno, e questo è il punto, perché magari è un fuoriclasse, però è un 95, la società non te lo fa giocare, esatto, non te lo fa giocare perché non prende il minutaggio. Quindi poi torniamo all'aspetto economico, purtroppo. Allora, ci fermiamo per pochi istanti, poi torneremo a parlare di mercato, naturalmente di Francavilla, Chieti, Teramo, in generale di tutte le squadre della nostra regione, tra pochissimo. 21:31, torniamo in diretta da studio con Cristian Poglio, direttore generale del Chieti, Paolo D'Ercole, direttore sportivo della Francavilla, e Paolo Toro, in attesa di un altro ospite, Tiziano Lauducci sta per raggiungerci in studio. Paolo, le attenzioni sono puntate su Mirko Antonucci, tornando alla Pescara, questo gioiellino della Roma che è stato ceduto proprio in prestito al Pescara, un classe 99, ricordava poc'anzi Cristian Poglio, che ha esordito in Serie A. Di Francesco crede molto nelle qualità di questo ragazzo, tra l'altro era entrato in corso d'opera a Genova contro la Sampdoria, propiziando il gol di Dzeko con un grande assist, un gran cross, e poi l'esordio in Champions League nella semifinale di ritorno contro il Liverpool. Noi l'abbiamo visto all'opera nelle prime due partite, poi ha accusato un lieve affaticamento inguinale, niente di che. Ecco, qual è la tua prima impressione? Certamente ha grande qualità, si vede. L'impressione è sicuramente positiva, perché per l'età che ha, ripeto, è un giocatore di un elemento, diciamo, di grande personalità. Sembra un ragazzino a vederlo anche fisicamente, però anche delle interviste abbiamo visto che che è molto sicuro di sé, dice poche parole misurate, cioè come un professionista abbastanza scafato. E dal punto di vista tecnico è stato, io ho visto la partita, quella con la Delfino Porto a Palena, ha giocato un tempo, ha segnato, ha fatto, mi sembra, cioè è stato effettivamente molto positivo. Fisicamente è un longilineo, però è rapido, poi come mi sembra che abbia detto lui, che la prerogativa principale è saltare l'uomo, quindi fare movimento, eccetera. Può essere un'ottima
secondo me può essere uno, può giocare destra sia a destra sia a destra che a sinistra. Sì, lui preferisce partire da sinistra. Lui preferisce partire da sinistra, probabilmente troverà la concorrenza di Capone quando rientrerà, quindi sarà una, diciamo, una bella e sana concorrenza in quel ruolo. Beh, certo, tra Sicuramente, Mavas, Mancuso, Capone e Antonucci. Certo, Mancuso potrebbe anche però giocare Mancuso da prima potrebbe punta, giocare a destra. È una bella concorrenza. È una bella concorrenza. E sicuramente tecnicamente, ma il fatto che la Roma abbia adottato tutte queste cautele per tenerlo, per non mandarlo via e mandarlo in una piazza dove è auspicabile che possa trovare spazio con un tecnico che probabilmente lo vede, ovviamente lo vede bene dal punto di vista delle caratteristiche che ha, questo la dice lunga sul fatto che, insomma, sicuramente sarà un giocatore che avrà un avvenire qualora dovesse continuare. Certo. Ma ripeto, quello che ha impressionato di più è questa, anche questa, nonostante la giovane età, questa personalità che forse possiamo. E tra poco lo ascolteremo. Tra l'altro, una storia particolare, quella di Mirko Antonucci, ricordiamo, classe 99, ha compiuto 19 anni lo scorso mese di marzo. Perché a 13 anni l'Inter lo stava soffiando alla Roma. Lui giocava nell'Atletico 2000, una squadra romana, e l'Inter stava per prenderlo a 30.000 euro. Poi si è inserito Bruno Conti, a cui era stato segnalato il ragazzo da un suo amico, insomma, è andato a vederlo per 19.000 euro. Il presidente del Perugia, Santo Padre, che aveva appunto questa squadra, l'Atletico 2000, lo ha praticamente regalato, tra virgolette, alla Roma, anche per l'amicizia con Bruno Conti, quindi una storia un po' particolare se vogliamo. Poi ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile, ha vinto praticamente tutto e quest'anno, o meglio lo scorso anno, Di Francesco lo ha gettato nella mischia. Abbiamo detto l'assist per l'1-1 di Dzeko nella trasferta di Genova contro la Sampdoria quando la Roma stava perdendo 1-0, tutto questo nei minuti finali della partita. Sampdoria aveva dominato quel match e poi l'esordio in Champions League nella semifinale di ritorno con la Liverpool, emozioni indescrivibili, così come dice proprio Antonucci in questa intervista. Vediamo. Sono state belle emozioni, indescrivibili, comunque per un ragazzo di 18 anni che non se l'aspettava neanche di fare così tante cose. Comunque mo quello era il passato e pensiamo al futuro, che è il Pescara. Quanto è stato importante Eusebio Di Francesco? Mi sono trovato subito bene col mister, mi ha dato un'opportunità grande e penso di averla sfruttata al meglio. Mi ha detto comunque che qua si stava bene, di venire qui. Io ho preso con calma la mia decisione. Prima grande opportunità nella tua carriera? Sì, è sicuramente un'opportunità importante, spero di sfruttarla al meglio, darò il massimo comunque per questa squadra e sono contento di essere qui. Non sono emozionato comunque perché è un percorso che ogni calciatore fa alla fine. Io ho 19 anni, era giusto fare una nuova esperienza, per il resto penso che mi conoscete, sono un esterno d'attacco, veloce, mi piace puntare all'uomo e sapete già tutto, penso, quindi non c'è bisogno che mi metta qui a dire le altre cose. La tua trattativa è stata un po' travagliata, o ci sbagliamo? Perché insomma l'accordo tra Roma e Pescara è stato subito raggiunto. Poi che cosa è successo? Ci hai voluto riflettere un po' di più tu? Era giusto che prendevo le mie decisioni insieme al mio procuratore, insieme alla società e siamo arrivati a una decisione insieme. Io, come ho detto prima, sono contento di stare qui. Infatti, lì davanti siete tanti, tutti bravi, grande concorrenza. Sì, ma penso come in ogni grande squadra, anche qui c'è la concorrenza. Io sono contento perché comunque è uno stimolo a fare sempre di più ogni giorno. Mi sono trovato benissimo quando sono arrivato qui, è un grande gruppo e sono contento di stare qui comunque. Senti, ma ce lo fai un sorriso? Così. No, perché sorrisi si fanno in mezzo al campo, quando giochi, quando fai gol, però sono contento di stare qui comunque. Lo stai proprio sul pezzo? Sì, io sì. Prontissimo. No, io sempre. Penso gli abbiamo strappato un sorriso, evidentemente era una lezione che ha recepito bene il suo procuratore, lo ha catechizzato a dovere, perché fa strano, no? Ascoltare un ragazzino di 18-19 anni parlare già come un professionista, no? Però in certi ambienti fa scuola. Sì, sicuramente. Quando stai in prima squadra a Milan, Inter, Juve, Roma, credo che veramente respiri un'aria e impari a respirarla così. Assolutamente. Beh, anche perché poi fra l'altro lui, e secondo me certe decisioni vengono prese anche a livello istintivo e umorale, lui c'ha quattro esempi colossali a Pescara, perché certo, i più bassi se vogliamo per recrescenze, ma poi Politano e Caprari, come no? È tutta scuola Roma. Assolutamente, Politano, Caprari,
Viviani quando arrivò non ha avuto fortuna, poi tra l'altro l'alter ego era proprio Brugman l'anno di Marino, poi Piscitella. Anche Piscitella, Frascatore, giocatori che non hanno lasciato il segno, che però adesso si ritrovano di nuovo in Serie B nel Carpi, sì. Hanno fatto insomma un po' di, hanno girato un po' in Serie C sia Piscitella che Frascatore. Frascatore lo scorso anno nel Sud Tirol ha militato, Piscitella è stato nella Pistoiese e in tante altre squadre, adesso si ritrovano entrambi in Serie B nel Carpi ed erano giocatori che furono proprio ingaggiati da Repetto nell'estate del 2013, fu un pacchetto, no? Tra cui anche Politano, Politano che adesso insomma è all'Inter, mio pupillo, lo dico senza problemi, ho sempre creduto in Politano, grandissimo giocatore. A parte questo io direi ora di occuparci anche del mercato delle formazioni di Serie D, nel Teramo non ci sono grandi novità, abbiamo sentito i due direttori, il Teramo ancora in attesa di una risposta da parte del Torino per Fiordaliso, classe 99, che era partito in prima squadra, in ritiro con la squadra, appunto la prima squadra di Walter Mazzarri. Il Torino non farà la seconda squadra, è ufficiale, mi pare solo la Juve. Sono la Juventus, quindi c'è qualche possibilità per il Teramo. Alessandro Fiordaliso è un 99 che può giocare sia a destra che a sinistra, quindi da terzino, ma anche da difensore centrale, quindi un elemento piuttosto versatile. Bisognerà capire se Sales sarà o meno recuperato, nel senso che in scadenza di contratto potrebbe essere di nuovo contrattualizzato Sales, che è un giocatore d'esperienza. Per il resto il Teramo ha fondato la sua politica proprio sui giovani, stringendo rapporti con Sassuolo, SPAL, Atalanta, soprattutto queste tre società di Serie A dopo gli anni in cui si era legato al Pescara. Pescara che invece adesso ha dato tantissimi giovani, ben 9 in prestito al Fano dopo l'accordo di collaborazione che è stato stretto con la società marchigiana appunto in questa estate, nelle settimane scorse. Parliamo di Chieti e Francavilla. Il Chieti, abbiamo detto, un organico di spessore, un mercato sontuoso, dovete solo fare una cosa, vincere, che non è mai facile però. Sì, diciamo che è solo quello. Diciamo che l'obbligo c'è, perché veramente senza nulla togliere alle altre piazze, la storia di Chieti è di una società che ha fatto tantissimo professionismo. Indubbiamente in momenti storici diversi, con condizioni economiche diverse, con forse proprio gli ultimi fasti più belli, quelli con Antonio Buccilli. Sì. Poi ha fatto una C2 cercando di entrare nei primi 10, non ci riuscì. E quindi però da allora... ricordiamo anche, ad onore del vero, con Bellia la finalissima per la promozione in C1 con la Paganese. È certo, che purtroppo... Nel 2012. Certo, che purtroppo andò come andò. Il discorso è che poi ovviamente il Chieti, nel momento in cui riparte, come fu con Giustino Angeloni, promozione eccellenza vinte consecutivamente... La stessa cosa è stata provata a fare nella gestione Trevisan, e attualmente quando riparti non puoi nemmeno nasconderti né con te stesso e a quel punto né con la piazza, ma soprattutto quando io ho parlato con i giocatori nel pre-ritiro all'Angelini prima di iniziare il primo pomeriggio a Cepagatti, il primo allenamento, ho detto a loro: guardatevi in faccia, perché i migliori dell'eccellenza e della Serie D sono in questa stanza. Quindi ovviamente con... Cioè sei stato proprio incisivo, categorico, che poi giustamente quello che succede in campo è una storia a sé, chiaro. Però non puoi fare segreto all'interno della squadra, anche perché sono giocatori che si sono... affrontati da avversari tante volte, e molti giocatori sono stati propedeutici all'acquisto di altri. Perché è ovvio che quando... succede sempre così. Sì, perché il giocatore forte l'hai preso, il secondo giocatore forte l'hai preso, ero in dubbio, decido di venire anch'io. E questo sicuramente ci ha fatto gioco. E attualmente il mercato del Chieti non è concluso, perché mancano due portieri, no? Mi pare. Sì, mancano, diciamo, uno c'è, sicuramente c'è un portiere. Perché c'è Salvatore e poi prenderete. Diciamo che ci serve sicuramente un 2000 come portiere,
e sicuramente abbiamo anche un terzino sinistro under. Sì, sicuramente. Poi Omar Trovarello è un cane segugio, quindi sa fiutare alla grande, bravissimo sul mercato, eh? Anche sì, lui ha fatto la gavetta, bisogna riconoscere. La cosa che mi è piaciuta di Umberto Marino è che del lavoro sia mio che di Omar è stato uno che ha sempre avvallato, qualche volta aveva delle perplessità che a volte noi abbiamo sentito lui, a volte lui ha sentito noi, però lavorare così non è sempre facile. Certo, però anche se mi verrebbe da dire qualche perplessità dopo una campagna acquisti del genere, insomma, un po' difficile, no? Sì, è difficile, però poi... Cioè, ha solo detto sì. Sì, sì, sicuramente, poi ti trovi però ovviamente che la squadra, per quello che è il credo di Marino, comporta delle scelte che a volte tu rischi di prendere un giocatore che sai che è forte... Sì. E lo stesso giocatore che sa come giocherà il suo probabile futuro mister vuole delle garanzie che a certi giocatori che ti arrivano da anni di C hai difficoltà a darle e non darle. Certo. E poi ovviamente ci vuole una persona che in mezzo al campo da giocatore ha fatto tanto professionismo, che li ha guardati tutti in faccia e ha detto la solita frase che forse per molti sembra banale, però di posti da titolare non se ne possono dare, anche perché se sono fortissimi gli italiani che abbiamo scelto, mettiamoci fra gli italiani Leccese, sì, anche se ovviamente è argentino, sono imbarazzanti gli stranieri, perché io li ho visti giocare, li avevo visti con dei filmati. Avete preso quattro spagnoli. Sì, ma ricordiamo il terzino destro Marban, classe 99, Tato Serin, centrocampista del 92, Gasquez, attaccante, prima o seconda punta, classe 94, e Delgado, esterno offensivo dell'89. E questa è la cosa più bella, perché noi abbiamo visto praticamente che tra Rodia, Leccese e Miciche, gli spagnoli, io scherzando a Marino dissi, ma perché voi difensori? Ho capito. Ovviamente la provocazione, certo, a me piace provocare, però è bello poter cambiare, avere una panchina, girarti e, certo, chiunque tu abbia fatto giocare o entrare, considerando il fatto che abbiamo 5 sostituzioni, sì, il, certo, regolamento ti dice che non le puoi fare in 5 momenti diversi, in 3 momenti, ma in una volta puoi mettere 2-2-1, certo, o 3-2-1, e la cambi una partita, ma la panchina deve essere all'altezza. L'anno scorso la panchina del Chieti era veramente... Non c'erano tante alternative. No, quando è stato si fece male problema. Lalli, certo, con la mano, con la frattura, e Catalli era leggermente infortunato, il Chiedi è andato in difficoltà. Avete perso un finalizzatore notevole. Tra l'altro abbiamo detto che organico completamente rivoluzionato, Cristian, perché sono rimasti soltanto Salvatore, il portiere, e il difensore Daniele Ricci, quindi solo novità in questo Chieti, novità di spessore, abbiamo già detto dei quattro spagnoli, poi Rodia, Leccese e Miciche, un attacco stellare per la categoria. Tra l'altro Rodia e Miciche hanno giocato nella Francavilla, hanno vinto nella Francavilla, perché 2 anni fa il Francavilla ha di fatto vinto il campionato perdendo quello spareggio col Fabriano, senza però uscire sconfitta dal campo, la squadra dell'ex allenatore Fabio Montani. Marfisi, Pacella e Farindolini che Paolo Bercole conosce molto bene, perché ha militato fino all'altro ieri nella Renato Curia Angolana. Insomma, è un grande giocatore, è nella piazza giusta per diventare uomo. Questo, parlando con lui al telefono prima di andare a Chieti, quello che gli ho consigliato è stato quello. Classe 94, ma già 120-130 presenze in eccellenza e 60 in D con la Renato Curia Angolana, cioè una esperienza incredibile, eppure ha soltanto 23-24 anni. Certo. Sì, ma il ragazzo può fare ancora qualcosina in più, però deve uscire dal suo guscio che aveva quando era accarezzato continuamente, anche perché era sempre il ragazzo più propositivo. Quindi in realtà non c'è stato un testa a testa tra Francavilla e Chieti per Farindolini, no? C'è stato un assist. È stato un piccolo assist. Un assist. Okay. Il ragazzo avrebbe avuto piacere di venire da noi. No, perché lui mi ha detto al telefono: soffiato Farindolini alla Francavilla. No, lasciamola così, perché è giusto. Scherzo, no, ma non è così. Anzi, la cosa bella è proprio, secondo me, soprattutto quando stai in categorie anche diverse, che si creino però delle alleanze. A me lui già mi ha fatto un assist per prendere altro giocatore per l'anno prossimo, non faccio il nome, quindi... Ah sì? Quindi è nata una collaborazione in diretta tra Francavilla e Chieti. Questo, no, questo non lo possiamo dire, perché sono successo di casino. Ah, ecco, perciò. No.
Vabbè, però insomma i rapporti vicinato sono improntati alla massima cordialità. Assolutamente sì. E anzi, poi fra l'altro ci diede anche una grande mano e fu assolutamente squisito Bankowski nel darci farindolini, fra l'altro sapendo che era un mio pallino ed essendo lui a telefonare a dire ok, non telefonare più perché sì. Quindi farindolini, Pacella, Marfisi. Pacella è un altro giocatore che io ho imparato a conoscere nel Celano, esordì in C quando aveva 17-18 anni, stiamo parlando di 7-8 anni fa perché è un 91, sì. Se non vado errato, quindi ne ha 27. Marfisi, anche questo è un ragazzo che avrebbe dovuto fare ben altra carriera, cresciuto nel Lanciano, subito in Serie C a 17 anni, ha fatto molto bene ad Aprilia nel 2012, circa 25 presenze e poi una flessione inspiegabile perché davvero sembra destinato a una carriera importante e ha cominciato a giocare tra eccellenza e Serie D, anche un assaggio di Chieti nel 2014, una toccata e fuga per così dire, soltanto due presenze, e poi ha vinto però anche il campionato a Basto nel 2016 di eccellenza. Intanto accogliamo Tiziano Lauducci, puoi entrare, non ti preoccupare, sei giustificato, in netto ritardo, però come dire... I migliori arrivano sul finire della trasmissione. No, sto scherzando, tra poco si microfonerà Tiziano Lauducci. Stavamo dicendo di Marfisi, che è un centrocampista offensivo, un classe 92, che ha già vinto questo campionato a Basto nel 2016, quindi insomma ha una esperienza della categoria nell'ultimo anno e mezzo a Migliani. E la cosa che mi piace è che quando questi giocatori sono stati contattati da me, veramente non servivano poi parole per convincerli a vestire la maglia del Chieti. Il che uno dice, vabbè, è facile, non è facile, ti chiami Chieti, però è un progetto, quello che abbiamo messo in campo, che dimostra anche negli allenamenti di questi giorni, durante la preparazione, che si è creato immediatamente quel clima frizzante. Che ti piace, quindi con gli sfottò, con la voglia di aiutarsi durante la preparazione. Sì, perché poi il gruppo è fondamentale. È una cosa unica. Noi infatti abbiamo cercato anche con varie aziende che ci hanno aiutato, soprattutto anche per la questione del mangiare pranzo e cena, di cercare di mantenere la squadra tutta unita a pranzo. Certo. E la sera devo dire che è stato imbarazzante avere un numero esagerato di realtà che ci hanno consentito di avere un notevole risparmio economico, dandoci praticamente dei pasti con un menù che la dottoressa Mucci ha stabilito che fosse solo ed esclusivamente quello, quindi con un aumento di carboidrati durante le ore di pasto, di pranzo, e avendo poi uno scarico dei carboidrati e quindi con delle proteine a cena. Insomma, non viene lasciato nulla al caso. Nulla al caso, che... però direi che tra lupo poi e gli sponsor te li sei presi tutti tu, quindi siamo a posto. Insomma. Però veramente, veramente scusami se voglio fare tra virgolette un ringraziamento particolare, ma avere tra Luppolo d'Urbano, Caruso e la Partenope a Chieti, quindi sia locali giù che nella parte alta della città, che dicono ok, come ti posso essere utile, beh, un bel segnale. Beh, come no, una grande apertura, devo dire, no? Ci siete riusciti e questo va ascritto a voi, insomma, il merito va ascritto a voi. Buonasera a Tiziano Lauducci. Buonasera a tutti, scusate il ritardo. No, assolutamente, assolutamente giustificato, non diciamo i motivi, capita. Sono gli imprevisti, diciamo così, del mestiere. Tecnici. Che cosa è successo a Tiziano Lauducci? È stato fermato da tante stimatrici, ha fatto almeno una cinquantina di minuti. E di autografi, autografi. Quant'altro, dai. Tiziano, allora, due grandi realtà del nostro Abruzzo, Francavilla e Chieti. Beh, sì, lo sottolineo a chiave lettere, chiaramente il Francavilla di quest'anno, come l'anno scorso, è distinto, però quest'anno vedo che sta facendo le cose veramente con forma si deve, è partito col piede giusto, grazie al certosino lavoro del qui presente Paolo Tercole, che ha delle idee molto chiare, sa quello che fa, persona competente, i risultati poi si stanno vedendo, una squadra giovane, forte, formata da giocatori
altisonanti per la categoria, e sicuramente vedremo un Francavilla fra le prime posizioni quest'anno, senz'altro. Cioè prime posizioni che significa? Perché lo scorso anno Francavilla ha conquistato, è andato ad un soffio dai playoff, è arrivato al sesto posto. Quindi che cosa significa le prime posizioni? No, sbilanciati, perché no, tanto zona playoff, siccome non ci indovini mai, quindi no, magari lo facciamo ogni tanto ci provo, no dai, no, voglio dire, poi nel calcio si sa tutto il contrario di tutto. Cioè questo Francavilla, così come è stato allestito, è più forte del Francavilla dello scorso anno? Direi di sì, perché è costruito meglio. Forse gli elementi sono più funzionali. Sì, diciamo il giocatore al posto giusto, senza insomma spendere tanto, e sta facendo le cose conforme si deve. L'anno scorso non è che sia andato poi così tanto male, ha avuto una partenza un po' per ovvi motivi che conosciamo, sì, e non, senza fare retorica, che no. Non vorrei neanche. Il risultato è stato sicuramente buono. Il problema è stato probabilmente lì davanti, cioè gli attaccanti che avrebbero dovuto fare magari la differenza non hanno dato l'apporto che ci si aspettava. Ecco. Certo, è stato anche penalizzato in corso d'opera da alcuni infortuni certo, di persone, infatti. Di giocatori importanti. Beh, Fofana soprattutto, insomma, che avrebbe dovuto garantire quel salto di qualità. Lo stesso, Amenta, insomma, stessa cosa dietro. Incidenti di percorso nel calcio, ahimè, ci possono stare, che però ha pagato dazio poi alla fine, ecco. Ecco, prima di tornare al Chieti, volevo chiederti, Paolo, ha ragione Tiziano, cioè elementi più funzionali, elementi di categoria soprattutto, mi pare. Per i complimenti che ho fatto. Nel senso, come tipo di politica, elementi più di categoria rispetto, senza fare confronti con... Secondo me la squadra era forte l'anno scorso, come una buona squadra quest'anno. Si è speso il giusto quest'anno. Perché penso che sia giusto spendere il giusto. È chiaro. Queste categorie non hanno dei ritorni. Poi qualcuno direbbe il giusto è relativo. Il giusto è relativo, perché poi io ho visto squadre negli anni, mi ricordo l'Agnonese di Alessandro Del Grosso, fece un campionato fantastico, il finale playoff. Con la Vispesaro. Con una squadra, secondo me, sulla carta, vi parlo, quella del campionato che si fa a agosto, era normalissima, eppure ha fatto un grandissimo campionato. Perché c'è una grande verità, lo dobbiamo dire adesso a bocce ferme, perché il campionato comincerà il 2 settembre. Il 2 settembre come quello di eccellenza. I campionati non si vincono in estate, questo è poco ma sicuro. Ringrazio Tiziano, speriamo che ci azzecchi questa volta, però Massimo mi dice di no e quindi comincio ad avere paura. Però lui parla di preposizioni, io ho visto le composizioni delle squadre di quest'anno. Certo, se Cristian l'ha guardato, no, dico, guardato se viene un incluso po', il Bari o il Cesena, secondo me ci si gioca al secondo posto. È difficile, poi può succedere tutto nella vita, però è difficile perché a livello di composizione di squadre, il Cesena, già ho letto che comunque molti giocatori di Lega Pro, qualcuno forse della squadra addirittura di B, potrebbe rimanere in organico, perché fa anche 10.000 abbonati, 12.000 abbonati, quindi l'introito commerciale è nettamente diverso, è più facile. Sono numeri completamente diversi. Non c'entra nulla, poi può succedere tutto. Poi il campo, come ho detto, perché i campionati non si vincono fortunatamente in estate. No, però ci sono squadre, dico Recanatese, che nessuno la nomina, la Recanatese ha lo stesso organico che ha costruito a dicembre dell'anno scorso, che se non sbaglio è stata la squadra che ha fatto più punti di tutte nel girone di ritorno, e l'ha rafforzato ulteriormente. Vabbè, con giocatori Sivilla, giocatori veramente importanti. Lo stesso Pineto ha fatto una squadra insomma è ottima. Ha innervato soprattutto l'attacco quest'anno il direttore Gianmarino. La Vastese, l'Avezzano, che aveva già una squadra forte, che ci ha messo anche Alessandro. Ci ha messo anche Jonathan Alessandro, secondo me. Però ha perso Persia. Quasi sì, ma lì riparliamo sempre del discorso degli under. Certo, se lì riazzecchi l'under, comunque è una costruzione importante. Comunque sono sempre che 10 undicesimi si conoscono. Chiaro, l'intelaiatura, infatti dici bene. Dall'anno prima l'allenatore molto valido. Sono d'accordo. Molto, molto valido. Che lavora per il secondo anno con la stessa squadra, quindi sulla carta può succedere tutto, poi c'è sempre Materica, ci sono
tante. Però tante, voi tante, avete tante, mantenuto Palumbo, Banegas, Palumbo che è stato il miglior centrocampista della Serie D lo scorso anno, è stato anche premiato per questo, tra l'altro garantisce tanti gol, ne ha fatti 13 gol lo scorso anno, è un elemento sicuramente di categoria che fa fare il salto di qualità, superiore secondo me, e farebbe fare il salto di qualità a qualsiasi squadra. Avete preso però lì davanti un altro giocatore di spessore per la categoria, sì, come Cruz. Cioè Cruz è, in questi giorni di ritiro, la cosa che mi ha impressionato di più è il fatto che lui, oltre ad essere un grande giocatore, è una personalità stratosferica. Sì. Cioè nel senso ha già fatto presa sul gruppo, è leader, diciamo così, è leader. Ci sono tanti leader, ma che non cozzano l'uno con l'altro, cioè sanno stare insieme, sanno fare gruppo, e quello che mi sta piacendo adesso è proprio questo di ragazzi. Eh sì, perché questi sono giorni, no, inevitabilmente importanti. Cristian, mi rivolgo anche a Paolo e a Tiziano, no? La preparazione è fondamentale per mettere minuti nelle gambe, per affinare la condizione, ma soprattutto per affinare il gruppo, no? Sì, per cementarlo il più possibile, perché poi è il gruppo che vince. È uno sport collettivo. Assolutamente, questo è un discorso che durante ad esempio gli allenamenti mi è piaciuto di sentirlo da parte di Leccesi agli altri compagni di squadra, lontano dalle orecchie di Marino, lontano dalle orecchie di altri, parlava tra virgolette con i nomi un po' più grandi e quindi proprio chiedendo di non creare dei personalismi. E lì si vede proprio il giocatore che ha una maturità, certo, sia calcistica che anagrafica dimostrata. Soprattutto Leccese, ricordiamo, un 82, è vero che è stato il re dei bomber nel campionato di eccellenza lo scorso anno, però insomma non ha bisogno di presentazioni perché ha sempre fatto gol, 21 credo lo scorso anno col Capistrello, però c'è venuto con la testa giusta, perché a 36 anni avere gli stimoli per continuare a giocare credo che non sia facile, perché comunque devi fare il professionista. No, la cosa che mi ha fatto piacere è che quando lui ha detto, erano anni che mi aspettavo la chiamata del Chieti, e quelle cose io ti vengo a prendere in Argentina a piedi. Ma subito? Perché... Ma lui era in Argentina quando ti ha detto quindi sei andato a piedi, no? Ancora devi arrivare. Tramite WhatsApp, anche perché i contatti, poi ovviamente lui non sapeva poi quale sarebbe stata la data di rientro. Eh certo. E quindi, tra l'altro, stavamo dicendo di Leccese, Rodia, Miccichè, attacco stellare per quanto riguarda il Chieti, Marfisi, Pacella, Farindolini per il centrocampo, anche di Ciccio, difensore che insomma ha giocato ex Giulianova, ma anche Nero Stellati, sì, se non vado errato, a Miternina anche se non vado errato, quindi insomma è un giocatore che ha fatto la Serie D, fa la Serie D da anni. Di Lallo, che ha vinto il campionato sia a Giulianova, che due anni fa praticamente lo ha vinto anche nella Francavilla, e poi Calvarese. È Eugenio Calvarese, un altro giocatore che era destinato a ben altra carriera, ha giocato in Cina, nella Paganese, nella Catanzaro, nell'Aquila, insomma sembrava destinato era a fare una carriera. Era uno dei pupilli di Zeman. Dei pupilli di Zeman, lo ricordo perfettamente, lui è un 92, infatti Zeman nel 2011 aveva soltanto 18 anni il ragazzo, e poi ha fatto la sua carriera, che evidentemente poteva essere ancora più importante. Tiziano, che cosa è successo a Calvarese? Poi sai, il calcio e anche tiranno, se vogliamo, in certe situazioni. Lui era uno di prospetti, mi ricordo, nell'eccellenza, era molto quotato, evidentemente ha avuto qualche intoppo, qualche imprevisto, ci sta, insomma, un allenatore che ti vede, un allenatore che non ti vede. Infatti ha scelto di tornare a giocare all'Alba Adriatica. Esatto. Per via di un infortunio, se non vado errato, però ha fatto bene quest'anno. È stato penalizzato in virtù di quel... di quell'imprevisto, dell'infortunio. Tra l'altro fece una grande partita col Chieti, che gli ha tappato le ali, una purga da 65 metri di corsa l'esordio. Lì hai detto se l'anno prossimo sono in società, la prima telefonata sarà per Eugenio Calvarese, che poi devo dire, quando l'abbiamo chiamato è stato un altro giocatore che, se ti ricordi, ci sentimmo io e te per telefono, e poi lui mi disse: ma daranno la notizia subito? Ho detto: guarda, subito, sia fra un minuto. Bella questa. Subito, no, tra un minuto, bellissimo. E poi anche Lanza e Terminiello 94, Lanza ha giocato nel Giulianova lo scorso anno 98, dunque Under ha vinto il campionato. C'è anche da considerare Ronzino 99, Barletta, terzino sinistro. Insomma, squadra rifatta ex novo, con nomi importanti e giovani di spessore. Ci dobbiamo fermare per la seconda volta. Restate con noi.
Beh, torniamo in diretta allo studio per questa ultima parte di trasmissione Calciomercato con Cristian Poglio, direttore generale del Chieti, Paolo D'Ercole, DS del Francavilla, Paolo Toro e Tiziano Lauducci. In linea c'è Carlo, che salutiamo e ringraziamo. Ti ricordo, Carlo, che l'anticipo di B quest'anno sarà trasmesso dalla Rai in chiaro. La Rai ha vinto la concorrenza di Mediaset, una buona notizia se vogliamo. Buonasera, Carlo. Ciao, buonasera, e meno male, insomma, qualche volta cogliamo nel buio, ma comunque abbiamo un po' di luce. Certo. Volevo solamente precisare una cosa: il Pescara, quando inizia diciamo la preparazione, ha sempre a che fare con diciamo 11 un po' limitati. Io non voglio dire male del Faro, del Pineto, eccetera, e quant'altro. Però a me sembra che diciamo il coordinamento, cioè l'assunzione di certe partite o di certi, come dire, piccoli incontri, o perlomeno qualche campionatino a tre, eccetera, lascia il tempo che trova. Cioè la squadra non è messa in pratica alla prova immediatamente. È chiaro che l'apporto atletico verrà come verrà, pian piano, però la parte costitutiva, cioè il gioco, deve essere fatto con squadre di un certo, contro certe squadre di un certo valore. Come mai non ci riusciamo? L'anno scorso la stessa cosa, insomma, non va bene. Ho capito. Perlomeno la panchina 58 si è lamentata. Ho capito, io quindi... E poi da un discorso all'altro, gli estremi li abbiamo già ormai incorniciati: Monachello davanti e Fiorillo dietro, Mancuso sicuramente, ma qualcuno deve andare via. Non dico i nomi, ma qualcuno deve andare via a tutti i costi, perché è inutile che stai in campo a fare, diciamo, a raccogliere le margheritine. E poi un'altra cosa, ho finito. Perché sì, l'Adriatico non si mette in testa, in mente, di creare la seconda squadra importante, per esempio Vasto, Giulianova, Montesilvano, Francavilla, hanno una popolazione in totale di 150.000 persone. Certo. Perché non creano Abruzzo Adriatico una squadra antagonista al Pescara? Ho capito. Ci potremmo divertire di più. Questa è una bella domanda, grazie Carlo. Grazie. Sempre a molto originale, devo dire. Carlo, allora, domanda ce l'avevo già in testa, poi però mi portate ad affrontare altri argomenti. Mi vuoi distrarre, caro Cristian? Invece la domanda è precisa: che cosa è successo con Catalli? Finalmente. Finalmente, a fine trasmissione. Guarda. Finalmente può rispondere la società. Allora, sicuramente vena polemica non ce ne vuole essere, però le cose non sono andate proprio come sono state descritte da una parte, perché poi quando c'è un diverbio ti insegna la mamma che devi sentire tutte e due le campane. Certo. Tua madre ti ha insegnato la stessa cosa, no? Beh, certo. E allora, il discorso è che Catalli ha parlato di un accordo e di una stretta di mano il 26, quando è stato detto che Catalli lo avremmo voluto riconfermare. Riavvolgiamo il nastro e riportiamo al 1 giugno. Non c'è stato un accordo con il 26 di giugno con Catalli, ma si è partiti il 1 di giugno, quando il presidente Filippo Di Giovanni incontra solo ed esclusivamente Giuseppe Catalli e gli esprime la sua volontà che debba essere il punto fermo del Chieti. Catalli fa una richiesta, non sta a me stabilire alta, bassa, eccessiva, fa una richiesta, il presidente accoglie, anche per un rapporto che ha avuto personale per altre questioni con Catalli, accoglie senza batter ciglio. Lì ci saremmo aspettati, in data di 1 giugno, che ci fosse la stretta di mano fatidica, invece ci si lascia che ci si sarebbe risentiti, e non certo la società, che aveva la necessità, per tanti motivi in quel momento, di dare un segnale forte alla piazza che Catalli aveva scelto di ripartire con il Chieti. Sì. Già si sapeva che Lalli sarebbe andato via e che molti dei giocatori migliori dell'anno scorso non sarebbero stati riconfermati.
Il 10 giugno noi non sentiamo nessuno, l'11 giugno, il 15 giugno, il 20 giugno, il 25 giugno avviene il comunicato che Micichè e Leccese avevano accettato l'offerta e noi risentiamo Catalli dopo 26 giorni, o meglio dopo 16 giorni da quello che era un appuntamento, non dico perentorio, però se mi dai un appuntamento io 1, 2, 3, 4 giorni certo. Li tollero, al limite anche conditi da un SMS che motiva anche in maniera semplice il motivo di un ritardo. A quel punto la nostra intenzione di mantenere Catalli c'era, però da parte mia, soprattutto parlando sia con il DS Trovarello che con Filippo, qualche dubbio mi è venuto, perché quando mi fai aspettare 15-16 giorni io non credo che tu sia convinto del progetto, e il progetto poi può essere, diciamo, accettato se iniziano ad esserci probabilmente dei nomi che ti soddisfano anche a te giocatore. A quel punto io avevo soltanto necessità di risentire e di rimodulare, perché se per 16 giorni noi non abbiamo avuto una estrema felicità del giocatore di sposare la nostra causa, dei dubbi forti ci sono venuti, e a quel punto io mi sono mosso sul mercato su giocatori che a me piacevano almeno tanto quanto Catalli, okay. Perché poi io, Marfisi e Farindolini per me rappresentavano, per la carriera che hanno avuto fino adesso, dei punti fermi. A quel punto ovviamente è arrivata una rivalutazione di quelle che dovevano essere i discorsi, che la rivalutazione è stata figlia di un ritardo che ci può stare, ma deve essere comunque motivato e dichiarato alla società. Quindi Catalli ci può essere rimasto male, ma arriva secondo, perché siamo rimasti male molto noi ad avere un atteggiamento che credo il presidente, tantomeno il sottoscritto, avevano fatto nulla per meritarselo. Questa è la risposta quindi della società a Catalli, perché ci sono state comunque c'è stata anche la reazione, diciamo, del giocatore dopo la vostra decisione, diciamo così, di non confermarlo, no? Perché di fatto certo. Si è trattato di una decisione alla fine tecnica. Tiziano Laducci, sulle pretendenti alla vittoria finale del campionato di eccellenza, ancora presto per dirlo, però sì, muovendo bene è ancora presto, sì, però insomma i giochi sono già fatti, quindi io in base agli organici a parte il Chieti che farà un campionato a parte, a sé, perché la squadra si sta muovendo troppo forte con un certo criterio. Faccio anche complimenti a Cristian per aver allestito questo, insomma, questo popò di giocatori di i nerostellati come si sono mossi? Ma guarda, i nerostellati sono ripartiti veramente a sprombattuto, hanno allestito e stanno facendo ancora in corso d'opera alcuni inserimenti dove per quagliare un po' tutto quello che è la quadratura dell'organico. In primis sono aggiudicati due giocatori di spessore per la categoria, due VIP, come si vuol dire, i Brandai e Alessandro Pendenza, due giocatori che hanno fatto sempre gol, due professionisti, e sicuramente daranno manforte a un po' a tutto l'organico. Poi sono arrivati anche alcuni giocatori di fuori Italia, no? Dall'Argentina, abbastanza validi. E poi Dulcis in Fundo, la cosa quindi insomma sono ripartiti con grande determinazione, perché non è mai facile ripartire dopo una retrocessione. Dopo una retrocessione si sono ricombattati con grande spirito di abnegazione, di voglia, di un paese veramente molto unito socialmente e anche al di là del calcio. Perché io ricordo che tu lo scorso anno fosti molto critico. No, critico, però era la giustezza di quel momento. Tu hai fotografato quello però, che era il momento dei neostellati che hanno stentato e avevano pagato più del lecito lo scotto del noviziato, pur facendo un finale di stagione onorevole, assolutamente dignitoso e a pieni voti. Come no? In virtù di tutto ciò sono ripartite e puntano sicuramente. Ricordiamo la vittoria di San Marino, tanto per citare una delle partite. Altre partite dove sono stati abbastanza sfortunati,
Quindi diciamo Nero Stellati come antagonista del Chieti. Sì, come no, e voglio sottolineare anche che anche la società ha provveduto a rinforzarsi, sono entrati imprenditori importanti come Giovanni Tarantelli, Salvatore Zavarella, Giovanni Pizzoferrato, che sono personaggi che hanno gestito per anni la Sagittario Calcio a 5. Ho capito, quindi insomma, è stato rinforzato una società abbastanza forte. Poi ci sono insomma anche le solite squadre tipo Paterno, che ha sempre fatto campionato di vertice. Sì, sempre, ripeto, anche Gianluca Pace come presidente, l'allenatore e Cristiano Colella. Però ecco, da non sottovalutare anche la campagna acquisti importante che ha fatto il Nereto, la Torrese, il San Buceto e anche lo Sportore. Queste sono le quindi squadre. Quindi sarà un campionato molto livellato, più avvincente rispetto agli ultimi, no? Perché tanto si dice sempre la stessa cosa: quest'anno sarà più avvincente degli ultimi. E poi non scordiamoci anche il Paterno, che ogni anno ha fatto bene. L'outsider che potrebbe dar fastidio, secondo me, potrebbe essere il Penna. Il Penne, il Penne che affronterà in amichevole del Francavilla sabato prossimo alle 16.30 a Penne. Penne poi Francavilla, poi ci sarà la presentazione al Tiki Taka, esatto. ore 20. Il Francavilla sarà presentato sul palco, naturalmente Paolo D'Ercole. Quindi insomma sarà un campionato molto competitivo. E poi le altre faranno come sempre la bella figura, tipo Martin Sicura, Angolana, Patriatica, Acqua e Sapone, tutte le altre ancora. Perfetto, allora in collegamento telefonico Salvatore Di Giovanni, l'amico presidente del San Nicolò Notaresco. Abbiamo detto bene, Salvatore? Sì, diciamo. Buonasera a tutti innanzitutto. Grazie per aver accettato il nostro invito. Sappiamo che sei in vacanza, ti abbiamo disturbato per un paio di minuti, niente di che. È un piacere, non preoccuparti, assolutamente. Quindi San Nicolò Notaresco, sì. Frutto di una collaborazione insomma con l'amministrazione comunale di Notaresco, no? Sindaco di Bonaventura. Esatto, diciamo che è nato tutto da questa situazione, visto che io c'era una difficoltà enorme per l'iscrizione in quanto non avevamo l'impianto idoneo per giocare. È stato bravo, quindi ha avuto l'intuito il primo cittadino di Notaresco, Diego di Bonaventura, ci siamo incontrati. Nel giro di poco tempo, in un paio di giorni, abbiamo praticamente messo su questo progetto che sicuramente andrà avanti tranquillamente per diversi anni. Tra l'altro c'è da ricordare che il San Nicolò si appresta a disputare il suo settimo campionato di Serie D nella sua storia, insomma un piccolo centro che ha fatto miracoli, a mio avviso, al di là del fatto che ci conosciamo io e Salvatore Di Giovanni, però parla la storia di questa società, sarà il quinto campionato consecutivo in Serie D. L'anno scorso secondo me avete fatto un miracolo perché avete giocato ora a Pineto, ora a Giulianova al Campo Castrum, ora a Sant'Egidio, insomma avete giocato ovunque, siete riusciti a centrare la salvezza. Non è stato affatto facile, anzi direi è stata un'impresa, o no? Assolutamente sì, diciamo che quello che hai detto è pura verità. Questo progetto con il Notaresco praticamente nasce principalmente dal fatto che proprio l'anno scorso siamo dovuti andare a elemosinare tra virgolette nei vari campi della provincia di Teramo. Sinceramente per una squadra di Serie D non è bello. Mi dispiace di dover lasciare San Nicolò dopo 15 anni, perché sono stato a San Nicolò 15 anni, è una creatura... Certo, una tua creatura, insieme a... Diciamo non mia, però... Non tua, insomma, insieme a tutti coloro che hanno contribuito. Coloro che hanno contribuito alla crescita del San Nicolò, anzi li ringrazio pubblicamente, però era l'unica strada, perché o dovevo praticamente lasciare la Serie D, quindi perdere il titolo... E capisci che perdere il titolo di Serie D sinceramente dopo tanti anni di sacrifici non era assolutamente bello, quindi ho dovuto prendere questa decisione che tra parentesi mi va perfettamente a genio, perché vado in una piazza importante, quindi non è un ripiego, è assolutamente una cosa a cui credo, perché Notaresco ha voglia di calcio, Notaresco è una grande cittadina. Certo, con una grande tradizione. Con una grande tradizione, quindi mancava calcio da diversi anni, quindi mi auguro che possiamo far bene, insomma. Quindi le partite le giocherete al Savini di Notaresco, dove la squadra si allenerà per tutta la settimana, ma il settore giovanile resterà allo stadio Besso di San Nicolò. Esattamente, quindi avremo la prima squadra con i colori sociali rosso-blu,
e sarà notaresco, Serie D, cioè, la squadra si allenerà, quindi i giocatori vivranno a quelli di, diciamo, quelli di fuori vivranno a Notaresco, si alleneranno al Savini e giocheremo lì la domenica, mentre tutto il settore giovanile, quindi diciamo la Juniores nazionale e le due squadre regionali provinciali allievi giocheranno e si alleneranno al Dino Pesso, quindi seguiremo sicuramente con un grande settore giovanile perché noi ci crediamo molto sul settore giovanile e stiamo andando avanti con questo. Assolutamente, tra l'altro avete ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni. Ti faccio fare una domanda, Salvatore, da Tiziano Lauducci e poi ti congediamo. Ciao Di Giovanni, sì, buonasera. Ciao. Complimenti per la scelta, niente. Volevo dirti, ma in società, così giusto per cultura personale, ci sono ancora qualche personaggio storico del Notaresco, tipo D'Alessandro, oppure no? No, assolutamente tutto no. Tutto ex novo, diciamo. Tutto ex novo. Ah, ecco. Siamo praticamente, io sono il presidente, Diego Ferrante, sì. Era il vicepresidente del San Nicolò, quindi viene con me, fa parte di questa società, diciamo. Poi ci saranno alcuni dirigenti di Notaresco che adesso ancora dobbiamo definire, quindi diciamo che comunque la compagine sarà presentata, la compagine societaria. La compagine verrà presentata sicuramente prima dell'inizio del campionato. Perfetto. Molto probabilmente dalla settimana dal 25 al 30 di agosto, insomma, ancora dobbiamo stabilire la data, però verrà presentata in piazza Notaresco e quindi lì diremo, insomma, la compagine societaria con l'allenatore, lo staff tecnico, certo, e i giocatori. Certo. Tutti confermati nel settore giovanile, presidente, sì? Di chi parli? Degli allenatori o dei giocatori, dei ragazzi? No, degli allenatori, dirigenti. Il gruppo tecnico, diciamo. Sì. Tutti perfetto. Confermati, assolutamente sì. Quindi c'è Luciano Di Giampaolo che è responsabile. Ecco, infatti Di Giampaolo che un po', insomma, voglio dire, è il deus ex machina, lo possiamo definire così, no? Esattamente. Sta facendo un grande lavoro, 2 anni che sta con noi, ma è sicuramente un grande professionista, è un grande lavoratore soprattutto. Perfetto. Presidente, per chiudere, come notizia? Del Notaresco avete ereditato soltanto i colori sociali, giusto? Rosso-blu, sì. Esattamente sì, Notaresco c'è il titolo della Serie D e quindi abbiamo quindi dal bianco azzurro al rosso blu. Esattamente, dal bianco azzurro al rosso blu, con uno stemma quindi del vecchio Notaresco, non proprio identico, però insomma abbiamo lavorato anche su quello, insomma. Perfetto, in bocca al lupo Salvatore, in bocca al lupo, ci risentiremo presto, grazie, buona serata, grazie. Arrivederci, grazie a Salvatore. Ciao. Di Giovanni, presidente del San Nicolò Notaresco, squadra affidata, come abbiamo detto, a Mirko Cudini, altro ex grande calciatore di Serie A, ha militato, se non vado errato, se non mi inganna le memorie, sicuramente nell'Ascoli ma anche nel Torino. Sì. Adesso vi ho colto un po'. Sei andiamo a controllare. Allora ci dobbiamo fermare per pochi istanti, poi l'ultima parte della trasmissione con Cristian Poglio, Paolo D'Ercole, Paolo Toro e Tiziano Lauducci. Tra pochissimo. Abbiamo soltanto 3 minuti di trasmissione, cercheremo di essere come al solito esaustivi. Intanto per la Vastese, non so se l'avevo già detto all'inizio della trasmissione, Ruffini oggi ha ingaggiato gli under Morelli e Palestini. Morelli un portiere del 1999, abruzzese dell'Aquila, cresciuto nel Pescara, ex San Benedettese. Lo scorso anno ha giocato la maggior parte delle partite del campionato di Serie D nell'Altamura. Dunque dopo Selva anche Morelli, quindi un terzo portiere può essere liberato, chissà, forse potrebbe andare in qualche altra società abruzzese. Sono un attimo girato verso di te, forse no, ho sbagliato. Sono contento per la Vastese, basta che non rivinga il campionato a Natale. A proposito Paolo, visto che siamo in chiusura, insomma tante le novità anche nel Francavilla, tra i giocatori più esperti che avete preso, Cafiero, altro nome insomma di categoria, no? Cafiero era un mio pupillo. Ah, ecco, quindi subito. È il primo giocatore che ho potuto prendere. Cafiero che ha fatto molto bene all'Aquila. È un 89, mi pare, no? Quindi 89. Insomma, è un giocatore nel pieno della maturità. Guiderà la difesa. Sì, però anche gli altri stanno portando bene. Anche Nazari, che avevo prelevato l'anno scorso all'Angolana. Secondo me è un ragazzo, sta benissimo. Bosco, che ho preso, che è un 95. Sì. Però ha già 4-5 campionati da titolare in Serie D Campana, quindi che non è...
semplicissimo giocare. No, assolutamente, anche perché forge il carattere, insomma, il campionato di Serie D Campano. Soprattutto avete preso il 99 tra i pali Spataro dal Catania. Spataro che ha vinto il campionato l'anno scorso con la Vibonese. Con la Vibonese, viene dal Catania, se non vado errato. È un altro ragazzo del 2000 del Catania. Del 2000. E Fargione è andato al Pineto, l'abbiamo visto all'opera proprio nell'amichevole, nel triangolare di sabato scorso, che ha fatto molto bene lo scorso anno proprio a Francavilla. Ha fatto molto bene. Oh, gli altri, De Costanzo, Di Cruz ne abbiamo parlato, Cicerello. Cicerello, molti lo vedono come una scommessa, secondo me non è una scommessa. Un giocatore che era considerato tra i più importanti che c'erano in Puglia. E fece anche un esordio, se non sbaglio, in Lega Pro, in Coppa con l'Erda, allenatore, con Lecce. Sì. Ma guarda un po', questo no. E l'anno scorso a Nardò in Serie D giocava titolare, poi cambiarono modulo nel 3-5-2, lui si è trovato un po' in difficoltà e chiese di andare a giocare un'altra squadra in Eccellenza, fece molto bene, anche lì cambiarono la fine in 3-5-2, quindi questa è una prima cosa che mi ha chiesto, mi ha detto direttore, è importante che non rifacciamo il 3-5-2 perché sennò... Può essere la sorpresa, Di Giovacchino dalla Curi Pescara 2001, altro attaccante di prospettiva. Sì, ringrazio pure Renato Curi per aver fatto, essere stati comprensivi nella trattativa. Qui parliamo di Curi Pescara, Totò Martorella, insomma, giusto per essere più chiari, sì, e Claudio Croce. Sanchez sta arrivando? Sì, arriva domani. Ma perché quando passano tanti giorni c'è sempre un punto interrogativo? No, c'è stato solo un problema familiare suo. E Baba, velocemente, in 20 secondi. Baba, purtroppo la trattativa era chiusa, abbiamo riscontrato un infortunio più grave del previsto che aveva avuto lo scorso anno, sempre con noi. 4-5 mesi di stop. Sì, però non è stato quello il problema, che noi non abbiamo interrotto nessuna trattativa. Adesso pare, mi dicono, che si sta accasando una squadra professionistica. Per far acquisire lo status di professionista ragazzo, visto che è ancora un giovane serio. È arrivato il piccione viaggiatore che mi ha detto: guarda, il Parma. Non lo so se Parma, questa cosa si può fare. Però il Parma potrebbe darlo in prestito al Francavilla se lui volesse, insomma. Bisogna parlare con, purtroppo, i procuratori sono quelli che creano problemi, ne abbiamo uno qui, Tiziano Lauducci, purtroppo che oltre a essere giornalista è anche procuratore, scherzo naturalmente con te, scherzo, Antonio Rebesco, sì, procuratore di questa giornata. Abbiamo un rapporto con Antonio, stiamo aspettando, poi ovviamente se va a Parma, certo. Probabilmente il Parma saprà lei dove dare il ragazzo, spero che la volontà del ragazzo sia quella di tornare a Francavilla, perché noi lo accoglieremo a braccia aperte. Terzino sinistro, comunque siete a caccia di un terzino, questo è poco sicuro, terzino anche perché per 4-5 mesi preferiremo un 2000, perché vorrei anticipare. Non ci dici neanche sotto tortura? No. No. Sapevamo, insomma, hai imparato alla perfezione. Indagheremo domani. Vincere e divertire, questa è una duplice missione, cioè non ti accontenti neanche di vincere, no, vuoi anche che il Chieti diverta quest'anno. Sì, cioè, perché la spinta deve essere data dal pubblico. Ovviamente saprete tutti che lo stadio più grande dopo l'Adriatico è lo stadio Angelini, certo, in tutto Abruzzo, quindi vedere qualcuno che rimane contento dei 1000 spettatori è uno che vola basso. Chieti deve riempire, come fu con merito quando ci fu Giustino Angeloni, partite da 3000-3500 spettatori, ma anche se i tempi sono cambiati. Sono cambiati, ma la gente piace vincere e divertirsi. Certo. Beh, questo siccome ovviamente i prezzi che abbiamo fatti sono veramente ridicoli, perché facevo una divisione, verrebbe circa 3,50 euro se uno si abbonasse e poi rispalmasse ogni domenica in curva il proprio prezzo, e sarebbe di 7 euro la tribuna, quindi certamente non arricchisce la società. Certo. Però vorremmo che si arricchissero loro di soddisfazione. E poi permettimi di dire che la risposta che è stata del tessuto imprenditoriale di Chieti e delle zone limitrofe ci ha lasciato veramente entusiasti. Sì, infatti abbiamo detto prima, operatori commerciali, insomma il merito è tutto vostro, perché prima effettivamente a Chieti non c'era tutta questa sensibilità da parte degli operatori commerciali, invece siete riusciti anche a centrare questo obiettivo. Complimenti a Cristian Poglio, poi in un'altra occasione parleremo anche del settore giovanile che avete rifondato, no? Lo avete affidato ad Antonio Ronci, che è una persona, voglio dire, espertissima, che sta ottenendo anche tanti bei risultati con l'Alcione, l'ASD Alcione. Grazie. Ma dobbiamo anche sottolineare Stefano Sgherri. Ah, beh, certo, bravo, anche Stefano Sgherri, che è stato un bandierone.
stata un una bandiera del Chieti, assolutamente. Anzi, insomma, mi scuserà Stefano, ci conosciamo da anni, ma può capitare. Però Stefano Sgarri è davvero una persona eccezionale sotto tutti i punti di vista. E giocherà l'ultima partita, ovviamente, da tesserato. Mi pare di sì. Grazie a Cristian Poglio, direttore generale del Chieti. Grazie a Paolo D'Ercole, direttore sportivo del Francavilla. Ci vedremo sabato per la presentazione. Grazie a Paolo Toro. Grazie a Tiziano Lauducci, sebbene in ritardo. Sarò puntualissimo. Perfetto, questa è una promessa, ogni promessa è debito. Grazie a tutti, un ringraziamento particolare a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione. Grazie, ci vediamo venerdì prossimo dallo stabilimento, anzi dal ristorante Il Lido di Marina di Città Sant'Angelo, un altro appuntamento speciale col mercato, ore 21 venerdì prossimo. Grazie a tutti, buona serata. I just wanna be part of your